Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100K. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Buongiorno a tutti, oggi al mercato di Marshall Schlock e un pochino mi sento a casa, un pochino vedere queste persone che pulivano il pesce meticolosamente. Mi ha ricordato il mio caro amico Minguccio che lavora con Paolo in una bancarella a Santo Spirito. Magari questi nomi possono non dire niente, però alla fine in ogni posto c'è un Minguccio, c'è un Paolo che porta il pesce, arriva e in definitiva è mediterraneo. Il Mediterraneo è un mare invisibile, un qualcosa di invisibile, il mare, che è come un ponte, collega con la grandissima cultura che porta, collega a tutti i posti che lambisce. E quindi oggi era come essere a casa, era come sentire i profumi che sento quando giro dalle parti di casa mia. In più, questo bellissimo panorama ti dice prepotentemente che alla fine, come mi dicevano in Grecia, una faccia, una razza. Purtroppo la cosa che non si può sentire è proprio il profumo, perché all'odore del pesce, all'odore del mare, qui si lega il profumo dei falafel, per esempio, o delle spezie, perché è quasi Africa, mi ha ricordato molto dei souk del Nord Africa o di Gerusalemme. Intanto, immerso da tutta questa bellezza, resto ancora un po' qui e poi vado verso Gozo. Ci riuscirò a trovare un bus? Non lo so, ci provo. Posto 100 km.